Milano Positiva. Ciao Gianni. Buonasera, ciao ciao Max, super. Allora, in questa serata di sabato, in cui siamo arancioni e sappiamo già che lo saremo anche per i prossimi giorni, quindi di nuovo prigionieri, a casa nostra perché non riusciamo a, in qualche modo controllare il Covid, non riusciamo a tracciarlo, non riusciamo, in qualche modo a monitorarlo, a contenerlo. Tra gli effetti che si producono a seguito di questa condizione ce n'è una molto particolare, che è il motivo per cui ho chiamato Gianni, cioè il governo aveva detto dal 7, cioè a partire da dopodomani, tutti in classe, gli studenti torneranno in classe. Invece poi c'è stato un rinvio all'11 e poi successivamente al 24, 24, al 25, 24, sì. 24. Sì. Ora, partiamo da qua, cioè un governo che continua a procrastinare dicendo di aver adottato delle misure di contenimento adeguate che poi invece. Allora, è chiaro, allora, tutto quello che hai detto te è giustissimo e dà l'idea proprio molto chiara, molto netta, di come dal nostro punto di vista il governo è veramente incompetente in questo momento e non sa che pesce prendere. La cosa più importante, la cosa più brutta anche di tutto questo, soprattutto parlando per gli studenti, studenti delle superiori, stiamo parlando di studenti superiori anche perché elementari e medie sono sempre andate quasi, le superiori no, gli hanno detto di fare la DAD praticamente quasi fin dall'inizio. Poi a settembre, con tutta la storia che c'è stata quest'estate, che magari ci siamo dimenticati, ma dei famosi banchi con le rotelle, Rotelle. dove chissà quanto si sarà speso anche lì, che però non è servito a niente perché poi una volta tornato ovviamente a scuola a metà settembre, a metà ottobre è di nuovo stato chiuso tutto quanto, perché non erano state fatte probabilmente anche altre cose, altri progetti sui mezzi di comunicazione, sul fatto magari di cambiare e di far entrare in maniera diversa anche le persone, tutte cose che sicuramente magari non avrebbero risolto il problema, ma avrebbero comunque aiutato ovviamente almeno una parte degli studenti ad andare a scuola a fare lezioni di persona. Invece non è stato così, non è stato così e la confusione è altissima ovviamente, la confusione anche negli stessi studenti, negli stessi ragazzi, cioè io quello che vedo, io sono il papà, anche i due ragazzi, uno va all'università e l'altro va appunto al liceo e tutti e due hanno dei problemi, nel senso che il liceo sono veramente, non sanno che pesci prendere, i ragazzi poi non hanno secondo me le varie cose che possiamo avere noi, no? Un attimino un po' di. Noi sappiamo un po' come gira il mondo, sappiamo come che ci sono questi problemi, che magari le cose possono cambiare anche di giorno in giorno. I ragazzi no, i ragazzi se gli dici una cosa loro ci credono e credono appunto che quel giorno lì possono rientrare a scuola, possono tornare a fare quella vita sociale che è poi la base dell'essere umano, l'essere sociale. Invece no, gli dice appunto che dal 7 l'ultima cosa passi all'11, cioè 4 giorni. Voi ditemi cosa servono 4 giorni, dal 7 all'11, cosa sarebbe servito? Nonostante il fatto che ricordiamo anche che qui sarebbero rientrati solamente il 50% degli studenti superiori, neanche tutti, ok? Sposta all'11 e il giorno prima sposti al 24. Quando oramai il 24 non si sa neanche, io non ci credo neanche, ma non ci crede più nessuno. Questo è il problema. Non ci crede più nessuno. Sono arrivati a fare un bellissimo lavoro, se volevano questo, l'obiettivo l'hanno raggiunto, cioè nessuno crede più in loro. Nel governo che poi passa alla regione, la regione quindi un rimpallo tra uno e l'altro, decido io, lo decidi tu, lo faccio io, no ma questo è mio, no ma allora io divento più cattivo di te, quindi passo a rosso perché è veramente una cosa incredibile. Peccato che veramente tutte queste cose qui le stiamo facendo, veramente, non è una frase fatta, sulla pelle dei ragazzi, giovani, che in questo momento veramente hanno Senti, ma come fa? determinati problemi anche psicologici molto forti, Ecco, infatti molto qui forti, volevo andare, no? Cioè, come molto padre, forti. no? Come affronti tu in questo momento, quando tu dialoghi con le tue figlie, come affronti questa situazione? Perché tu dicevi, la confusione psicologica per loro è più difficile da gestire rispetto a quella che dobbiamo gestire noi come Assolutamente persone sì. adulte. Anche perché c'è una propensione a fidarsi del mondo adulto che invece sta Assolutamente. venendo meno. Come gestisci anche la complessità poi? Perché poi una famiglia si deve organizzare, perché se i figli non vanno a scuola, allora qualcuno deve rimanere a casa. Adesso i tuoi figli sono già più Questo grandi, non è il però mio caso, però sicuramente ci quello è il sono caso anche di casi. tantissimi cittadini, che crea problemi ovviamente a tantissime persone, che quindi devono trovare delle soluzioni anche all'ultimo minuto tramite persone, chi? I nonni, i quali, attenzione, i nonni sono quelli che però purtroppo ne risentono maggiormente di questa pandemia, quindi bisogna stare attenti anche in quello.
quello è un problema. Ma come l'affronto? In due maniere. Cerco di mitigare in certi momenti, cercando quindi di far capire che la situazione è questa, che quindi adesso non bisogna arrabbiarsi, non bisogna prendersela più di tanto, che comunque c'è la data, appunto, sperando appunto di un domani, sperando che si risolva questa situazione. Dall'altro però mi incazzo anch'io, scusate il termine, appunto perché sono anch'io incazzato e faccio incazzare anche loro. Perché quello che mi piacerebbe fare invece è comunque che i ragazzi, giovani, gli studenti dei licei e delle università, beh, insomma, battessero un po' il pugno sul tavolo su quello che sta succedendo, perché queste cose qui loro veramente sono diventati supini a qualsiasi cosa, Ecco, qualsiasi a roba gli questo arriva dall'alto, proposito, loro sembra quasi che la debbano fare assolutamente, non è così. gli studenti venerdì sera sono andati però in piazza, no? Quindi qualche segnale finalmente arriva. Meno male. Attenzione, studenti dei licei. Io da parte dell'università non ho incontrato tutta questa cosa qui, anzi, personalmente come associazione noi abbiamo incontrato anche un paio di persone della facoltà di medicina, mi sembra, adesso non mi ricordo perché l'abbiamo già incontrati anche a novembre, quindi tempo fa, per chiedere a loro se c'erano dei bisogni, delle necessità, dei problemi a cui potevamo dare una mano noi come associazione. Ma insomma, la risposta è stata veramente non ce ne sono, tutto bene, Cioè, tu tutto dici che bello. sostanzialmente c'è un mondo giovanile che è abbastanza apatico. Purtroppo sì. Assolutamente sì. Io l'ho anche scritto appunto in un qualche mio post, dove praticamente abbiamo le università che non stanno facendo tante cose, le segreterie sono chiuse, gli stessi esami, dal mio punto di vista, si potrebbero fare nelle aule, sono aule tutte molto grandi, dove le lezioni capisco, ma gli esami no. Gli esami tu li fai lì e fai in modo che quindi sia operativa l'università, invece no. Sembra quasi che questa situazione stia andando bene per modo, per una maniera o per l'altra, per un motivo o per l'altro, a tutti quanti. O comunque a molti. E infatti in questo posto io mi sono scritto, ma scusate, le università non dicono niente, ma anche gli studenti universitari non dicono niente, ma va bene questo? Allora, secondo me no, perché poi se vai a parlare sotto sotto con alcuni studenti, no, sono incazzati anche loro da questo punto di vista, anche perché comunque ci sono dei genitori che continuano a pagare delle tasse universitarie, che quelle però non le tocchi assolutamente, rimangono uguali. Tutto è cambiato, il mondo cambia, c'è la guerra, la pandemia, ma quello rimane lì. Boh, anche lì si potrebbe parlare. Mi interessa molto questo aspetto perché è tipico del nostro paese, cioè da un Ma lato certo. si chiede di avere comprensione, capacità di comprendere di conseguenza le difficoltà che sono date dal Covid, ma quando poi c'è da essere flessibili, per esempio No, anche nella gestione dei costi o nella contrazione delle rate da far pagare alle famiglie, perché comunque l'esercizio universitario in questo momento è ridotto ai minimi termini quando non completamente fermo. E la esatto. stessa cosa vale per i licei, anche se nei licei naturalmente tu hai comunque il professore che fa lezione agli studenti, però come dire, la scuola rimane chiusa, i costi vivi per una scuola funzionante non sono equipollenti a quelli di una scuola che invece non lo è completamente. Però da questo punto di vista è un po' come la storia delle tasse, no? Cioè, Esatto. le persone in questo momento, pensiamo ai ristoratori, Ma guarda anche i pensiamo. ristoratori, infatti adesso parliamo di altre due cose. I ristoratori adesso sono stati in giallo in questi 2 giorni, quindi hanno riaperto, potevano fare, quindi il ristoratore deve acquistare dei beni, non è che tu apri il ristorante e cosa dai da mangiare? Devi andare a comprare dei beni e quindi questi. Ah, però dopo 2 giorni devi stare chiuso. E allora cosa compri? Robe che poi vanno male? Cioè, capisci, questo ti dà proprio l'idea, ci dà l'idea, e vorrei che dessi l'idea veramente ai cittadini, di come la gestione è veramente catastrofica. Sembra quasi che non sappiano veramente, o non gli interessa, che cosa succede realmente sul territorio. Detto questo, infatti, il tema della sanità, per esempio, è stato macroscopico. Scusa Gianni, ti Sì. interrompo perché non hai la sensazione, perché questo è quello che a me arriva, cioè una politica che è tornata ad essere, con l'avvento di Renzi, siamo usciti dall'epoca del federalismo, del decentramento amministrativo, siamo tornati al centralismo. Da quel momento però noi abbiamo delle decisioni che sono prese a livello apicale, a livello centrale e che poi non hanno una corrispondenza nella capacità di essere effettive e efficaci sul territorio. E abbiamo questo continuo cambiamento. Mi collegavo a questo per dirti una cosa come la penso, e mi sembra abbastanza chiaro.
Allora, qui c'è stato un problema veramente tra il governo centrale e le regioni. Ognuna delle regioni ha fatto quello che ha voluto praticamente. Ricordiamo le Marche, che addirittura è andata contro una legge per dire di chiudere tutte le scuole quando ci aveva uno o due casi. Quindi, ma lei se l'è fregata altamente quello che diceva il governo centrale ed è andata avanti con la sua decisione. Quindi, proprio, ma ce ne sono stati di altri casi. Quindi questo, secondo me, dà un'idea molto chiara. Allora, sul territorio, perché poi bisogna andare lì, sul territorio, c'è una sola cosa, c'è il comune. I comuni sono quelli che conoscono meglio di qualsiasi altra istituzione i cittadini, cioè cosa c'è, cosa avviene sul territorio. La parte sanitaria, infatti, dal mio punto di vista, dovrebbe essere in parte o in toto, e si può discutere tranquillamente, senza nessun problema ovviamente, data in mano ai sindaci. Perché la situazione che c'è stata oggi, scusate, la regione è inesistente. Oggi è stato ufficializzato appunto tutta una serie di passaggi, dove anche lì era stato fatto il nome di un professore medico, quindi sanità in mano ai medici. Chi meglio di un medico può sapere magari cosa Ti poter riferisci alla regione alla Lombardia? regione Lombardia. E invece è salta fuori appunto questa soluzione, che capisco benissimo, è una soluzione politica, va bene. Però ancora lì non va bene invece, perché il cittadino, oggi come oggi, si è stufato di questa situazione. Lui vuole delle persone che ha in certi posti di potere, regione, governo, comune, risolvano i problemi. Problemi che sono problemi reali, quotidiani, problemi che ogni giorno le famiglie devono affrontare, e il lavoro, e le scuole, e la salute, e poi potremmo andare avanti ancora chissà quanto. Questo è quello che si vuole. Quindi in questo momento la sanità ha dimostrato che così com'è, scusate, ma io ho paura. Non arrivavano i vaccini, non stiamo vaccinando, tutto quello che è successo ovviamente che, secondo me, il tema di più ti avvicini al territorio e più comunque puoi trovare una soluzione migliore. Ringrazio Gianni Zais per la sua presenza, perché Grazie a voi. apre una parentesi importante che andrà sicuramente approfondita nelle prossime settimane. La politica deve partire dal basso, deve essere vicina alla gente. Quando si allontana troppo dalle persone, lo osserviamo, abbiamo le 46.000 siringhe mandate, no? Pazzesco. Che non possono essere usate per fare i vaccini. È una cosa che obiettivamente sembra davvero incredibile. Grazie Gianni Grazie a te, Max, Zais. grazie a tutti.